ragazze e nuovo video haul con i saldi. Vi faccio vedere le cosine che ho trovato nei negozietti, quelli storici, dove vi piace anche a voi girare. Negozi che abbiamo tutte, negozi che ci sono un po' dappertutto e insomma dove andiamo sempre a curiosare per il low cost con i saldi. Allora, questo shopping qua l'ho fatto post Papignano, cioè lo stesso giorno di Papignano, non contenta di una giornata passata a Milano, e nel ritorno ci siamo fermate ad Orio Center, perché altrimenti ora che ci vado, vado sempre con i saldi finali. Sono stata da H&M a Chem, ho trovato un paio di cosine, come al solito delusione dai primi saldi, non peggiore rispetto agli altri alle altre volte che ci sono i saldi, per cui più o meno niente di nuovo, sempre le solite cose, Chem tira fuori le cose di 100 anni fa, sconti così così, robe un po' mucchiate, insomma, solito tran tran. Ho preso questi shorts da H&M a 3,99€, mi sono piaciuti perché sono morbidissimi e mi è piaciuto il pitonato rose gold, semplicissimi, comodi, magari con sopra qualcosa di un pochino più carino ed elegante, secondo me sono anche molto, molto carini per uscire, sono leggeri leggeri, oppure per andare in bicicletta, insomma. Per 3,99€ avevano un saldo da 7,99€ a 3,99€, ho voluto prendere una taglia M. Sembrano anche belli grandi a vedere così, però poi addosso sono sempre più piccolini. Poi ho preso una maglietta vestito, non chiedetemi perché, però avevo appena acquistato un'altra cosa che poi vi faccio vedere, quindi ero nella modalità tram tram. 5,99€ al posto di 15, 14,99€, quindi aveva comunque, sapete che io cerco sempre cose con buon saldo, salvo proprio una cosa che mi serve. E ho preso questa maglia qua di Grease con sulla, non so neanche come si chiama, la tipa di Grease, insomma, sapete voi come si chiama l'attrice. Mi piaceva tantissimo, è bella lunga, è da usare come vestito, non so, per un outfit un po' street style, diverso dai soliti. Sapete che in futuro vorrò avere un guardaroba bello selezionato, parte vintage, parte street style e parte un pochino così frufru come sono io, anche per fare in base a come ti svegli. Ok, c'è l'anima rock, ti vesti con lo street style, secondo me è street style più o meno, robe un po' più rock. Hai l'anima frufru, ti vesti con abitini così, hai l'anima vintage, ti metti un bel abito vintage, chissà, forse tra 10 anni sarò qui a ancora a blaterare e vi dirò, sono riuscita a fare questa cosa. Paloma? Via da lì, vai via da lì, vieni, andiamo, la faccio uscire perché non mi filma, mi esce la finestra, vieni amore, dai, fuori, via, 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 andate via da qua, accende vicino alla finestra, sapete, non voglio passare, ok, poi tanto voi non mi vedete, sto qua sotto, sto ancora registrando? Poi praticamente sono stata alla Stradivarius, ho preso una cosina che avevo già visto online che mi piaceva, e sapete che quei saldi vado sempre alla ricerca di cinture e mi piacciono sempre quelle che butta fuori Stradivarius, quindi ho preso questa qui, 80 cm la misura più o meno, se volete regolarvi per l'acquisto online e non avete cinture di Stradivarius, se siete una 42-44 prendete pure la misura 80 che vi va bene perché i passanti ci sono, ed è questa qua, c'è anche appunto, ripeto, sullo shop online da 9,99 con lo sconto 40 l'ho pagata 5,99, è una cinturina nera con questa bellissima conchiglietta dorata, mi piaceva tantissimo, mi ricordava un sacco gli anni 80 e il vintage, quindi l'ho voluta prendere ed ero innamorata già quando l'ho vista il primo giorno dei saldi, sbirciando tra i vari saldi. Poi sono stata da Zara e da Zara ho preso una roba assurda, ispirata dallo street style milanese. Ho visto una ragazza che porta, una signora, non so se era una ragazza, signora, quello che è più o meno sulla, potrebbe aver avuto tra i 30 e i 40 anni, però l'ho vista da dietro, quindi difficile giudicare. Aveva questi ciclisti neri con dei texani neri abbastanza alti, lei non era tanto alta, era più o meno come me, non è che siamo altissime, 1,60 m, forse anche più bassa, no, più bassa no, però una fisicità tipo la mia, simile diciamo, aveva sti ciclisti con i texani con sopra una bella camicia tipo azzurra leggera leggera manica lunga, e ho detto wow che figo questo outfit, e siccome sono tutte contro i ciclisti parlavo anche con la mia amica Silvia, anche lei contro, allora ho detto sti cavoli, io adesso mi prendo un paio di ciclisti, certo modica cifra, e provo a farci un outfit. Allora gli unici che ho trovato, non è che li abbia cercati proprio con intensità perché era anche un po' tardi ed ero anche un po', insomma, mi si stavano scaricando le pile, li ho trovati da Zara, taglia M, scontati del 37% da 16 euro, li ho pagati 9,90 e quindi ho voluto prenderli. Potete abbassare la voce, se c'è un video per favore, si sente la voce.
perché si sente sotto un casino. E sono questi ciclisti qua, work in progress, state sintonizzate perché presto io utilizzerò questi ciclisti. Sono dei ciclisti, proprio ciclisti, sembrano i mutandoni per andare a giocare a calcio di Simone. Non lo so, vedremo che cosa ne salterà fuori. Devo chiudere la finestra perché mi sta snervando. L'ha sentito, l'ho chiusa. Poi, sono stata alla fine da Alcott e da Alcott ho trovato una maglia che ho comprato a Simone, che glielo devo dare, adesso gliela darò. Quindi l'ho ancora data da martedì, vabbè, non è grave, a volte gli do le cose dopo un mese che gliele compro. Ho preso questa camicia abito, molto 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 carina. L'unica cosa che mi piaceva più o meno di tutto il negozio, questa è costata 9,99 posto che 19,90, quindi avevo uno sconto del 49%. Molto molto carina, ho preso la taglia M, un abito camicia. Mi piace tantissimo questa parte qui rossa con il giallo, con il bianco, con i fiorellini rosa, molto country, però allo stesso tempo c'è anche questa riga gialla sulla manica della camicia, non lo so, mi è piaciuta. E l'ho immaginata con i texani ovviamente, anche con quelli rosa che ho comprato di recente, perché ha dentro un sacco di rosino, vedete. Non so, ho pensato di fare un outfit così, ovviamente tenendola un pochino sbottonata, cioè non tutta collata, magari collata sopra e sbottonata sotto, o viceversa, abbottonata sotto e scollata sopra. Non lo so, mi è piaciuto tantissimo, ho voluto troppo prenderla. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho voluta troppo prendere perché boh, è una cosa particolare, poi per essere sfornata da Alcott, bisogna sempre dare comunque delle opportunità a tutti i negozietti. Quindi tutti gli anni comunque io do una chance. Poi una cosa che vi devo far vedere che ho preso al mercato di Papiniano, qui e qui dentro, e vedete già Maxi Stock, la Dasbeg. Praticamente c'era un banchetto di borse Made in Italy, almeno Made in Italy, non lo so, di borse in pelle, tutte a 20 euro, ce n'era di tutto e di più, erano tutte borse grandi da giorno, una più bella dell'altra, solo che praticamente bisognava proprio aprirle dalla Dasbeg perché giustamente erano, c'è tipo una montagna. Erano tutte riposte una sopra l'altra, però per non rovinarle, perché molto spesso ci sono le borse carine al mercato, ma sono buttate lì talmente, che va bene che costano poco, però buttate così rischiano anche di rovinarsi un po' se mettete insieme il nero col bianco, insomma, si rovinano, non so, si rigano, non è carino. Ho trovato questa, sono stata lì un momento a cercare, ne volevo prendere una nera, perché di borse nere decenti ce le ho solo vintage. Alla fine poi gira che ti rigira, quella che mi aveva colpito maggiormente era questa e quindi è in pelle, proprio in pelle pelle. E questo colore qua è un colore particolare che ho pensato appunto fosse stupendo per l'autunno, per l'inverno, anche per la primavera, ma anche per l'estate, perché no? E allora alla fine l'ho scelta così, veramente ce n'erano di tantissime. Ha tutto il lucchettino che tra l'altro è tutto incartato, è tutta bella incartata. E mi piace veramente un sacco, cioè secondo me per 20 euro è stato un affarone. Dopo il doversela trascinare dietro per tutto Milano, tutto il giorno, quello è un altro discorso. Se non avevo questa cosa che dovevo comunque stare in giro fino a tardi per tutto Milano e comunque portarla in macchina comportava una perdita di un'ora, siccome avevo anche l'intervista, cioè non riuscivo a fare sta roba, ne avrei prese, se invece tornavo subito in macchina ne avrei prese almeno un paio perché ce n'erano veramente di belle, anche nere da giorno. E non lo so, mi è piaciuta veramente un sacco. Bello il colore, un po' particolare, certo, adesso messa così la porterò così. Non so se ha anche la tracolla, penso di no, non ha la tracolla, però io questa tipologia di borsa le porto tantissimo, le ho sempre usate, ne ho anche una nera 10, ne ho preso 100 anni fa che è ancora bella e le porto tanto a mano così comunque o proprio anche proprio come valigetta. La trovo molto carina con i cappottini, con degli outfit proprio diciamo invernali, quali cappotto con pantaloni, vestiti, anche con dei capispalla importanti, anche un cappotto nero, questa qua sopra, un outfit total black, qualora mai lo facessi. Secondo me dà un tocco in più, molto molto bella. Vi consiglio, se fate una gita a Milano, di andarci o di martedì o di sabato, di modo che riusciate tramite metropolitana ad andare a fare un giro al mercato di Papignano, perché veramente merita tantissimo. E anche da me dite sempre che io faccio gli affari, gli affari, gli affari, ma io veramente cerco, 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 perché qui non c'è niente. E quindi trovare le cose in affari non è facile qua, soprattutto nella mia zona che non c'è niente.
E se andate in posti come Milano, così trovate un sacco di opportunità per fare degli affari. Ci sono veramente tante belle cose, molto varie, cambia molto, è un mercato molto interessante. Poi si trova proprio anche vicino ai Navigli. Io per adesso vi stoppo perché ci tenevo a farvi questo video, così se vedete qualcosa che vi piace potete andare nei negozi e prenderli. Devo andare al lavoro, ci vediamo nel prossimo video. Vi comunico sempre che c'è la possibilità di entrare nel mio gruppo di WhatsApp di vendita. Sto tirando fuori anche un po' di roba vintage, sto vendendo cose vintage. Rispetto a quello che vedete sulla pagina, può essere che tante cose non le vedete perché passano solo dai gruppi di WhatsApp. Quindi, se volete interagire con me e fare shopping tramite il bullo della Veronica Boutique, shopping molto interessante, scrivetemi che in qualche maniera mi fate avere il vostro numero e io vi inserisco. In qualche maniera, via mail, il bullo della Veronica @gmail.com. Nel caso che mi mandate un'email e io non vi ho risposto, entro anche 2 giorni, così mandatemi un messaggino qui su YouTube dicendo ti ho mandato un'email, vai a vedere perché io tante volte me le perdo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!